Un saluto a tutti da Carmela Creziato e bentrovati all'ascolto di Radio Speranza. Oggi la nostra rubrica di approfondimento vi parlerà di notizie provenienti dal mondo scientifico. E che cos'è una bomba d'acqua? Bomba d'acqua è un termine giornalistico coniato dai mass media italiani come libera traduzione dell'inglese esplosione di nuvola. Non è altro che un violento nubifragio in cui la quantità di pioggia caduta supera i 30 mm all'ora, o secondo altri climatologi, quando le precipitazioni superano i 50 mm nell'arco di 2 ore. Il termine corretto usato dai meteorologi è appunto nubifragio, ma l'espressione bomba d'acqua si riferisce agli ingenti danni che questo eccesso di pioggia può causare nelle aree che colpisce. Allagamenti, straripamenti come nel caso del fiume Seveso esondato a Milano nei giorni scorsi, danni a tubazioni, alberi stradicati e traffico bloccato. Come e quando si formano queste bombe d'acqua? Le nuvole che danno origine alle bombe d'acqua si formano per la differenza di temperatura tra il suolo e il cielo. L'aria calda proveniente dal mare sale fino a incontrare correnti più fredde, che come sappiamo la fanno condensare e facilitano la formazione di nubi temporalesche. Nel periodo estivo, quando le acque marine sono più calde, nei primi mesi d'autunno, quando la temperatura dell'aria inizia a calare, questi fenomeni sono più frequenti perché la differenza tra masse d'aria, quella umida e calda proveniente dal mare e quella più fredda negli strati superiori dell'atmosfera, aumenta. Un patrimonio chiamato oscurità. Lampioni, fare, insegne luminose, luci delle case. Quando si ha la passione per l'osservazione celeste, trovare una fetta di cielo completamente buia può rivelarsi una vera impresa. Ci sono riusciti i vincitori di un concorso fotografico organizzato dal programma internazionale The World Night per sensibilizzare l'opinione comune sui temi dell'inquinamento luminoso e della tutela dei cieli notturni. Centinaia di fotografi provenienti da 55 paesi diversi sono andati a caccia di scorci al riparo dalle luci di città per immortalare la bellezza del cosmo che si staglia non visto sopra le nostre teste. In alcuni casi hanno trovato paesaggi ancora lontani dai bagliori artificiali, altre volte è stata proprio l'interazione del cielo con altre fonti luminose a regalare lo scatto perfetto. E gli insetti potrebbero essere la dieta del futuro, nutrienti, economici da allevare e sostenibili. Lo ha detto anche la FAO. E in passato mangiare insetti può aver aiutato i nostri lontani antenati a sviluppare un grande cervello e le funzioni cognitive superiori. In che modo? Andare in cerca di insetti quando altro cibo era scarso può aver contribuito all'evoluzione cognitiva degli ominidi e all'uso di strumenti, teorizza l'antropologa Amanda Mellin della Washington University di St. Louis in America. Mellin e il suo team hanno condotto uno studio quinquennale sui cebi o cappucce, scimmie americane. Queste si nutrono di insetti tutto l'anno, ma soprattutto quando il loro cibo preferito, la frutta, è meno abbondante. Scovare insetti nascosti e ben protetti che vivono tra i rami o sotto la corteccia è un compito impegnativo dal punto di vista cognitivo, ma dà una ricompensa, grasso e proteine che servono per alimentare un grande cervello. Cassini ha appena celebrato 10 anni in orbita intorno a Saturno, ma i dati che raccoglie non smettono di stupire. Gli ultimi in ordine di tempo riguardano il misterioso oceano nascosto sotto alla superficie di Titano, la principale luna del pianeta degli anelli. Analisi gravitazionali e tipografiche del satellite dimostrerebbero che l'enorme distesa d'acqua ha una densità molto più elevata di quanto ipotizzato finora. La sua composizione in base a questi valori sarebbe più compatibile con una brina d'acqua salmastra, in cui sono sciolti sali di varia natura, composti di zolfo, sodio e potassio, quanto basta per rendere questo specchio d'acqua salato quanto alcuni dei più estremi laghi terrestri come il Mar Morto. A Gordon Stafford, professore del Dipartimento di Neurobiologia di Yale,
si devono, oltre agli importanti contributi nel campo delle neuroscienze, anche l'invenzione del termine neurogastronomia, il complesso di meccanismi che permettono al cervello di creare i sapori. Sì, perché secondo il neuroscienziato i sapori non sono nel cibo, ma vengono creati dal nostro cervello. Come spiega nel suo libro, la percezione del gusto è un processo complicato che coinvolge non solo i cinque sensi, ma anche memoria, emozioni e ricordo. Per capire cos'è la neurogastronomia, basta pensare a una tazza di caffè. Il sapore di questa bevanda dipende fortemente dal suo profumo, dalla temperatura, dal colore e dalla densità. Tutti i sensi lavorano insieme per dare la giusta sensazione del gusto. La coperta che misura lo stress in volo. Potrebbe sembrare una normale copertina da viaggio, una di quelle che troppo spesso alcuni passeggeri scambiano come souvenir e si riportano a casa, ma questa coperta, ideata dagli esperti di marketing della British Airways, ha qualcosa di speciale. Si illumina di colori diversi a seconda dello stato d'animo del viaggiatore che avvolge. Quando il turista è rilassato, la Happiness Blanket, coperta della felicità, si tinge di azzurro. Quando il passeggero è stressato, diventa rossa, segnalando a hostess e steward che è il momento di intervenire. Si chiama Traspic, l'applicazione che consente di segnalare la presenza di rifiuti abbandonati attraverso l'invio di una foto dal proprio smartphone. È il servizio di punta del progetto Smile, cofinanziato con 570.958 euro dall'Unione Europea attraverso il programma Ambiental Life. L'immagine viene inoltrata automaticamente alle autorità che provvedono alla rimozione dei rifiuti e al successivo monitoraggio dell'area. Tra i promotori dell'iniziativa ci sono la Regione Liguria, Liguria Ricerche, Lega Ambiente Liguria, ARPAL, OLPA e il Comune di Pietraligure. E questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto, un saluto a tutti da Carmela Creziato e vi do appuntamento a lunedì alle ore 9:20 circa, 12:03 e 16:20.